a distanza questo webinar dal tema obbligo di vaccinazione e licenziamento del lavoratore, cosa c'è di vero, cosa c'è da sapere. Titolo ambizioso, avete notato la parola cosa c'è di vero, il termine cosa c'è di vero, quindi diciamo, andiamo su, appunto, su qualcosa di ambizioso, non vogliamo dare risposte definitive, vogliamo, diciamo così, contribuire per quanto possibile con le informazioni che ci sono oggi e nella situazione che oggi c'è. E con quello che possiamo immaginare come diverse opzioni rispetto al futuro prossimo, a cercare di sciogliere un po' questo nodo che negli ultime settimane si è stato ampiamente dibattuto grazie ai contributi di tante persone, penso all'articolo del professor Ichino sul Corriere che forse ha reso nazionale popolare il tema, ma sul bollettino ADAP già ne avevamo discusso con un contributo proprio dell'avvocato Antonio Tarza, che oggi, ad esempio, è tra i nostri relatori. Obiettivo quindi è cercare di mettere un po' di ordine con un po' di domande ai nostri relatori, cercando di capire cosa sappiamo, con l'obiettivo di rivolgersi non soltanto agli esperti del settore, non soltanto agli avvocati, quindi non soltanto ai tecnici, ma un po' a tutti che abbiamo visto essersi iscritti. Anzi, ringrazio le oltre 800, quasi 900 persone che si sono iscritte a dimostrazione dell'interesse del tema. Io non voglio levare tempo ai nostri relatori così da poter stare nei tempi e poter, diciamo, fare questa quasi pausa pranzo insieme a voi per chi ci sta seguendo in diretta. I nostri relatori sono Giada Benincasa, che è assegnista di ricerca all'Università di Modena e Reggio Emilia, Giovanni Piglialani, che è ricercatore presso la medesima università, e appunto, come già anticipavo, l'avvocato Antonio Tarsia. Io inizierei da Giovanni, con una prima domanda, chiederei appunto a tutti i relatori di stare intorno ai 5 minuti di risposta, così da poter fare un po' di dialogo, un po' di interazione. La prima domanda che ti faccio è forse la domanda che in questo momento ci si pone di più, ma il datore di lavoro, alla fine, cosa abbiamo capito? Può obbligare il dipendente a vaccinarsi o no? E nel caso che il vaccino diventasse obbligatorio per legge, come qualcuno dice, come qualcuno ha chiesto, anche penso alla segretaria Furlan della CISL, cosa succederebbe? A te la parola. Grazie Francesco e grazie a tutti i partecipanti a questo incontro. Ma diciamo che non c'è una risposta netta e precisa che vada bene per tutte le stagioni. Per poter rispondere a questa domanda in modo semplice, lineare, ma anche diretto, occorre valutare una serie di situazioni. Innanzitutto bisogna chiedersi di quale contesto lavorativo parliamo, quindi dove presta l'attività il lavoratore, quali sono i rischi connessi a questa attività. Occorre anche interrogarsi poi anche su, cioè, perché il datore di lavoro dovrebbe obbligare il dipendente alla vaccinazione per farlo rientrare sul posto di lavoro e quindi superare questo periodo che ha caratterizzato poi la prestazione di lavoro. O semplicemente perché deve ottemperare ad un obbligo di legge, cioè quello di garantire l'integrità psicofisica del lavoratore durante il rapporto. Quindi evitare che il lavoratore sia esposto ad un'occasione di infortunio. Tra l'altro, ricordiamolo brevemente, il contagio del Covid è stata tipizzata, questa fattispecie è stata tipizzata dal legislatore e quindi considerata infortunio sul lavoro nel decreto Cura Italia, il decreto legge 18 del 2020. Quindi con queste domande di sottofondo che noi dobbiamo dare una risposta. E dobbiamo tenere anche presente che in materia di, come dire, diciamo, sull'aspetto che coinvolge il diritto alla salute, la Costituzione ci ricorda che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento se questo non è disposto dalla legge. Attualmente la legge che cosa dice? La legge dice che il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione dei vaccini nel caso in cui ci sia un agente biologico presente appunto nella lavorazione, quindi nella tipologia di attività che svolge il lavoratore. Siccome il datore di lavoro è tenuto a garantire la sicurezza del lavoratore e anche dell'ambiente di lavoro, c'è una norma specifica contenuta nel testo unico di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che impone al datore di lavoro di impone questa messa a disposizione attraverso poi determinati organi, quale il medico competente, di mettere a disposizione appunto il vaccino nel caso in cui si tratti di una lavorazione che presenta proprio come rischio specifico quello di poter contrarre appunto il Covid.
la mente va subito appunto all'infermiere, al medico che lavora in un contesto sanitario dove eventualmente la contrazione del Covid è un rischio perenne, quindi un rischio specifico perché deriva proprio dall'ambiente di lavoro. Ecco, sotto questo profilo, potremmo dire che è un obbligo, cioè che in questo caso il datore di lavoro potrebbe obbligare il dipendente, perché? Ma non perché lo fa in quanto, come dire, espressione diciamo del suo potere contrattuale, ma perché gli è imposto dalla legge. L'articolo 279 del testo unico in materia di salute e sicurezza è chiaro sul punto e nel caso in cui appunto ci sia questo agente biologico, nel caso il Covid, che è stato classificato come tale dal legislatore, sia insito nella lavorazione, e quindi nell'attività di lavoro che svolge il dipendente, in questo caso l'infermiere, il medico, l'operatore sociosanitario, a quel punto il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione questa misura di prevenzione. Quindi, sotto questo profilo, sicuramente una risposta positiva la possiamo dare, cioè che il datore di lavoro deve. A un momento può obbligare il dipendente a vaccinarsi. Le cose si complicano quando questo agente biologico può essere ritenuto non specifico, quindi non presente nella tipologia di lavorazione che viene portata avanti. In quel caso, il datore di lavoro a quale copertura di legge si appella? Ricordiamolo ancora una volta, l'articolo 32 della Costituzione dice che nessuno può essere sottoposto ad un determinato trattamento se non previsto dalla legge. Siccome il testo unico in materia di salute e sicurezza prevede che quell'agente biologico debba essere presente nella lavorazione e ci sono ambienti in cui magari l'agente biologico non è presente in modo specifico, in modo diretto nell'attività di lavoro, a quel punto l'obbligo imposto dalla legge ci sarebbe? Secondo alcuni no, secondo altri invece in realtà il Covid sarebbe comunque un rischio specifico perenne e trasversale in tutti gli ambienti di lavoro. Quindi forse questo è il caso più problematico da affrontare. Ecco perché allora alcune organizzazioni sindacali hanno ritenuto di sollecitare il legislatore di dire a questo punto facciamo una legge che renda obbligatorio per tutti il vaccino, di modo che il datore di lavoro abbia la copertura per poter appunto obbligare i dipendenti a vaccinarsi. Ma quindi mi viene da chiedere, ma quindi a fronte della richiesta possibile del datore di lavoro nelle condizioni attuali, il lavoratore può rifiutare la vaccinazione o meno in base a quello che hai detto fino adesso? Allora, sotto questo aspetto dobbiamo ancora tornare alla distinzione che abbiamo fatto prima, cioè nel caso in cui appunto si tratti di un lavoratore che presta la propria attività in un contesto lavorativo in cui l'agente biologico è presente nella lavorazione, quindi è presente come forma di rischio specifico, quindi facciamo il caso dell'infermiere o del medico, e questo si rifiuti, è chiaro che quel rifiuto può costituire una sorta di impedimento oggettivo a svolgere quella determinata mansione, tant'è che stesso la legge prevede che il datore di lavoro possa allontanare dal contesto del lavorativo il lavoratore e provvedere per una sua riallocazione all'interno della propria organizzazione che non lo esponga a quell'agente biologico. Quindi è stesso la legge che quindi, il lavoratore, nel caso appunto dell'ambiente medico può sicuramente rifiutarsi e scatta di conseguenza un meccanismo di garanzia per cui il datore di lavoro deve trovare delle posizioni alternative all'interno dell'organizzazione per poterlo adibire, diciamo, ad altra attività, fermo restando la tutela, insomma, della sua professionalità. Nel caso in cui invece ci troviamo in un ambiente di lavoro dove appunto l'esposizione a questo agente biologico non è un'esposizione appunto specifica, ma appunto riveste il Covid in questo caso un rischio generico, attualmente non essendoci appunto un'imposizione per legge, il lavoratore può rifiutarsi di sottoporsi al vaccino e ovviamente di palesare che ricorrerà ad altri strumenti per potersi tutelare nell'ambiente di lavoro. Certo, la risposta non è, che ho dato non è del tutto pacifica, c'è appunto dibattito sul punto, ma al momento, non essendoci peraltro una copertura di legge, diciamo, questa è un po' la posizione. Peraltro il rifiuto potrebbe derivare da diverse motivazioni.
prime tra tutte le convinzioni personali, cioè non ci dimentichiamo che sul tema è in atto un grande dibattito proprio perché il tema del vaccino ha creato movimenti di opinione secondo i quali non sarebbe poi così necessario ricorrere ad una misura così invasiva anche della persona. Quindi il lavoratore ben potrebbe rifiutare per questioni legate a ideologie e convenzioni personali secondo le quali non sarebbe necessario sottoporsi al vaccino. Quindi sicuramente potrebbe rifiutarlo nell'esercizio dei suoi diritti costituzionali, pur con tutte le conseguenze che poi ne possono derivare. Quindi essere allontanato dalla posizione lavorativa per poi essere reinserito in un'altra parte dell'organizzazione o poi nel caso in cui la legge lo consente anche di interrompere il rapporto. Certo, grazie Giovanni. Quindi in sintesi ti faccio un'ultima domanda che tira fuori alcuni aspetti che in qualche modo hai accennato. Quindi alla fine, al fine dell'obbligo di vaccinazione, che rilevanza ha il luogo e il settore in cui si lavora e direi anche le mansioni a questo punto? L'hai detto in qualche modo qua e là, però se facciamo il punto su questo aiutiamo a far chiarezza. In base all'attuale quadro normativo, la tipologia di mansione, ma soprattutto il contesto lavorativo, il settore in cui il lavoratore presta la propria attività, è determinante. È determinante proprio perché, a seconda del contesto, potrebbero scattare quei meccanismi normativi previsti, per esempio, dal testo unico in materia di salute e sicurezza, per cui il datore di lavoro ben potrebbe appunto imporre la vaccinazione proprio perché è tenuto a tutelare da rischi che sono insiti nella lavorazione il lavoratore. Per cui, tornando al caso che abbiamo fatto in apertura, l'infermiere, il medico sicuramente potrà ricevere un'indicazione dal proprio datore di lavoro in merito proprio perché nella sua attività ha questa esposizione ad un agente biologico che in questo caso si presenta come rischio specifico dell'ambiente di lavoro, cioè il lavoratore dal momento in cui entra all'interno della clinica fino a quando esce è costantemente esposto a un'infezione da Covid. Su questo, tra l'altro, ci sarebbe anche una copertura in termini empirici. Qualche mese fa l'INAIL ha pubblicato le statistiche delle denunce di infortunio nei luoghi di lavoro a causa della contrazione del Covid, tra l'altro sul bollettino ADAPT sono state pubblicate anche queste statistiche, sono state commentate. Da quelle statistiche emerge che il 70% dei contagi deriva dal settore sanitario, a cui poi ha fatto seguito anche il settore socioassistenziale. Non dimentichiamo che anche gli operatori dell'RSA in questo caso hanno la medesima esposizione. Quindi diciamo che il contesto, ecco, fa tutto. Il contesto di lavoro diventa appunto determinante rispetto all'attuale quadro normativo, diventa determinante per capire se c'è un appiglio normativo per dar poi, per far fare strada all'obbligo da parte del datore di lavoro oppure no. Stesso discorso vale per la mansione. Voglio solo ricordare che, per esempio, ci sono alcune lavorazioni per le quali il legislatore già è intervenuto con un obbligo di legge perché riteneva che su alcune mansioni fosse necessario disporre per legge delle vaccinazioni. Penso alla vaccinazione contro il tetano, che ha interessato tutti i lavoratori del settore dell'edilizia. Quindi diciamo che la problematica, ecco, non è nuova. Sicuramente appunto mansione e settore fanno il resto. Certo, c'è da dire, e poi su questo sicuramente ci sarà occasione di approfondire, che la copertura di questa la copertura di legge di questo obbligo non può che essere data con un contributo delle parti sociali, proprio perché si parla di settore, proprio perché si parla di caratteristiche che sono attinenti alle particolarità dei settori produttivi che solo le parti sociali conoscono. Tant'è vero che tutta la legislazione in materia di salute e sicurezza in questo periodo in questo arco temporale non l'ha gestita il legislatore da solo, ma l'ha gestita soprattutto con il contributo delle parti sociali.
Grazie Giovanni. Non si sente. Fino adesso Giovanni c'è un problema di audio. Infatti lo vedo anche strano. Voi riuscite a sentirmi? Io non riesco a sentire il presidente, però. Aspettiamo giusto qualche secondo che Seghezzi si sta riconnettendo. Eccomi, perdonatemi, si è chiuso Zoom improvvisamente, non so cosa sia accaduto. Dicevo, scusandomi ancora, all'avvocato Tarzi abbiamo parlato con Giovanni delle questioni dell'obbligo vaccinale, eccetera. Adesso io le chiedo, per approfondire ancora di più, fondare ancora di più il discorso che abbiamo fatto fino adesso, quali sono innanzitutto le fonti da cui è possibile ricavare le responsabilità del datore di lavoro e la facoltà del datore di lavoro di obbligare al vaccino? Su cosa si fonda questa interpretazione che abbiamo dato fino adesso? Allora, le fonti della responsabilità datoriale, ma direi non soltanto del datore di lavoro, della responsabilità del datore di lavoro, ma anche del lavoratore, sono un po' distribuite in varie parti dell'ordinamento. Sono sicuramente nella legge base, che è la legge costituzionale, nel codice civile, nelle tante leggi speciali, tra cui annovererei anche le numerose leggi di questo periodo, ma vorrei dire anche nei contratti collettivi, perché c'è un rinvio esplicito nell'articolo 2071 del codice civile che prevede che nel contratto collettivo il contratto collettivo debba contenere le disposizioni occorrenti per dare esecuzione a questo codice civile e per prevedere i diritti e gli obblighi degli imprenditori. Anche i contratti collettivi in effetti stabiliscono in qualche modo quelle che sono le misure applicabili in materia specifica di lavori di sicurezza. Certamente, per tornare alla legge costituzionale, sicuramente bisogna tener conto intanto dell'articolo 41 della Costituzione. L'articolo 41 stabilisce che l'iniziativa privata non si può svolgere in modo da arrecare danno alla sicurezza e alla salute e anche alla dignità. Però i due temi della sicurezza e della salute sono strettamente collegati al tema della vaccinazione obbligatoria, perché sicurezza significa sicuramente sicurezza fisica e sanitaria, ma libertà è un concetto molto più ampio, che implica quelle che sono anche, come è stato detto, le scelte personali dell'individuo, anche sulla base di quelle che possono essere le cure che io sono disponibile a ricevere o meno. Non c'è dubbio però che, come è stato detto, lo snodo è tutto nell'articolo 32 della Costituzione, perché in buona sostanza l'articolo 32 contiene una riserva di legge, e cioè per sottoporre una persona a un trattamento sanitario obbligatorio occorre che vi sia una legge. Il punto quindi è quello di stabilire se a bocce ferme, quindi allo stato del diritto positivo vigente, ci sono già nel nostro ordinamento giuridico delle norme che danno attuazione a questo articolo 32. Il che non è poi così semplice da stabilire e da poter affermare con estrema sicurezza. Sicuramente è già stato fatto cenno al testo unico della legge sulla sicurezza del lavoro, ed è stato giustamente citato l'articolo 279. Io aggiungerei però anche
che informazioni su questo tema possono venire dagli articoli 18 e 20 del testo unico, che prevedono, disciplinano quelli che sono gli obblighi del datore di lavoro e gli obblighi del lavoratore in materia di sicurezza, da cui si possono ricavare delle informazioni puntuali da mettere, da unire assieme alle altre. Certamente però altra fonte fondamentale in questo argomento ci viene dal codice civile, dell'articolo 2087, che sul quale onestamente io ho un giudizio più dubitativo, perché da una parte questo articolo che voglio leggere perché è importante, stabilisce che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio delle imprese le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale. Qui ci sono due concetti, due espressioni che vengono usate dal legislatore, cioè quello della necessarietà, e qui si tratta di capire se il vaccino è uno strumento utile o è assolutamente necessario, perché le conseguenze possono essere diverse. E il concetto di personalità, di tutela della personalità morale del lavoratore. Cioè l'articolo 1987 non è che ti obbliga soltanto a garantire la sicurezza fisica, ma anche a rispettare quelle che sono le mie scelte, la libertà individuale, che non si, la personalità morale del lavoratore non si tutela semplicemente non offendendo il lavoratore o mettendogli le mani addosso. Va tutelata anche attraverso il rispetto di quelle che sono le sue convinzioni, le sue idee personali. Dunque, da questo punto di vista, l'articolo 2087 potrebbe anche non essere sufficiente o esaustivo a stabilire che la riserva di legge dell'articolo 32 sia attuata. Però potremmo fare anche un ragionamento opposto, sempre all'interno di questo articolo 2087. Perché è chiaro che questa è una norma programmatica. Perché programmatica? Perché da questa nasce tutta la normativa in materia di sicurezza. Tant'è che poi viene definita una norma di chiusura del sistema antinfortunistico. Nel senso che, secondo dottrina e giurisprudenza, questa norma impone al datore di lavoro, anche in assenza di una specifica previsione di legge, di adottare tutte le misure di prudenza e di diligenza e di cautela. Cosa significa? Il datore di lavoro non deve necessariamente attendere che venga fuori una legge, perché si tratta, può essere letta questa norma, come una norma di adeguamento automatico. Addirittura potrebbe essere considerata una norma a formazione progressiva, cioè che il suo oggetto si forma di volta in volta, mano a mano che la scienza e la tecnica ci mettono a disposizione degli strumenti nuovi per tutelare la sicurezza. Dunque, in positivo e in negativo, queste norme, perché purtroppo il diritto è molto opinabile, la stessa norma ci può dare degli spunti positivi, nel senso che sia sufficientemente attuata la delega dell'articolo 32, oppure degli spunti negativi. Ecco, io sottolineo questi due aspetti perché mi sembrano fondamentali prima di arrivare a una conclusione, perché ricordo che il diritto non è una scienza esatta, molto spesso va fatto un'esegesi parola per parola delle norme che scriviamo, e quindi non è facile riuscire ad arrivare a una decisione corretta. La ringrazio. Passerei adesso a un altro capitolo che interessa molto, vedo che sono arrivate anche domande sul tema, che riguarda un po' le conseguenze poi delle azioni e reazioni tra datore di lavoro e lavoratori, chiedendole se il datore di lavoro può procedere effettivamente al licenziamento del lavoratore che si rifiuta di vaccinarsi.
Qui la risposta secondo me è più facile, perché in presenza di una disposizione di legge che obbliga un lavoratore a vaccinarsi, e nel caso che il lavoratore non intenda vaccinarsi, si può procedere per licenziamento per giusta causa. Laddove la giusta causa non sarebbe data dal fatto che il lavoratore non vuole vaccinarsi, ma la giusta causa è determinata dal fatto che il lavoratore non adempie a un obbligo di legge. Al di fuori però di questa prospettiva, e cioè in assenza di una legge, allora va detto che il licenziamento di un lavoratore, come sappiamo, può avvenire per giusta causa e per giustificato motivo oggettivo. La giusta causa in assenza di una legge diversa che obblighi, appunto, che introduca questo obbligo, può avvenire soltanto per il venir meno del rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore. Ora, qui io avrei maggiore perplessità, cioè asserire che il lavoratore che non vuole vaccinarsi faccia venir meno il rapporto fiduciario. Direi che da questo punto di vista io avrei qualche perplessità in più, sarei molto titubante. Per quanto riguarda invece il giustificato motivo oggettivo, anche lì bisognerebbe, possiamo dire che questo licenziamento, un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, presuppone un giudizio di inidoneità alla mansione. Però un giudizio di inidoneità alla mansione che sia assoluto, non temporaneo, nel senso che il lavoratore proprio presenti delle condizioni di fragilità tali da non essere compatibile con quell'ambiente di lavoro o con le mansioni che svolge. Ma è chiaro che bisogna arrivarci con tutte quelle gradualità che sia la legge che la giurisprudenza ci hanno insegnato. Nel senso che, prima di tutto, bisognerà avere questo giudizio di inidoneità del medico competente. Poi bisognerà verificare se ci sono mansioni alternative. Io posso aggiungere anche che, secondo me, si potrebbe anche temporaneamente demansionare il lavoratore, laddove le mansioni che svolge non fossero compatibili. Si può ricorrere a tutti gli strumenti che in questo momento la legge mette a disposizione, la cassa integrazione o che altro. Si può adattare il posto di lavoro con quelle barriere, con quei limiti di adattamento ragionevole, così li chiama il codice, che siano compatibili a tutelare sia negli interessi del lavoratore sia a tutelare il lavoratore. Solo alla fine di tutto questo percorso, allora si può stabilire se il lavoratore, al netto del fatto che in questo momento non si può licenziare per giustificato motivo oggettivo, ma in una prospettiva si può valutare questa situazione. Oggi che cosa si può fare? Beh, certamente c'è l'articolo 279, che giustamente è stato richiamato dal collega. L'articolo 279 del testo unico non parla soltanto dei vaccini che il datore di lavoro deve mettere a disposizione, ma stabilisce anche il principio della possibilità di un allontanamento temporaneo del lavoratore laddove le condizioni specifiche del lavoro ne possano compromettere la salute e la sicurezza. Però ecco, anche su questo vorrei essere molto chiaro. Non è che se il lavoratore rifiuta di vaccinarsi lo posso allontanare. Io lo posso allontanare. Questa ovviamente è la mia versione, lo posso allontanare soltanto nel momento in cui ho eseguito tutte le valutazioni del caso, cioè se in una condizione di fragilità ho provato altre mansioni ma queste mansioni non ci sono, non riesco ad adattare il posto di lavoro, non c'è la cassa integrazione, allora a questo punto ti sospendo e ovviamente l'allontanamento temporaneo dal luogo di lavoro in termine giuslavoristico significa sospensione del rapporto di lavoro e quindi anche sospensione della retribuzione. Grazie. Le chiedo adesso una cosa che può essere un po' il rovescio della medaglia di quello che ha detto fino adesso, ma il datore di lavoro ha anche responsabilità penali nel caso in cui vi sia un contagio
che è prodotto in azienda? Beh, questa è una materia più scivolosa e un po' più complicata. Va detto che il decreto Cura Italia, il famoso decreto Cura Italia, il 18 se non sbaglio, ha introdotto il principio che l'infezione da Covid contratta nell'ambiente del lavoro non è malattia, ma è infortunio sul lavoro. E da questo punto di vista ha messo in allarme tutte le imprese, perché si tratta di capire che cosa significa che è infortunio del lavoro, perché il concetto di infortunio del lavoro sul lavoro è strettamente collegato alla responsabilità del datore di lavoro di prevenire questi infortuni. Da un certo punto di vista positivo, dobbiamo dire che il fatto però di aver riconosciuto che l'infezione da Covid sul posto di lavoro non è malattia ma è infortunio è sicuramente positivo da un certo punto di vista, perché significa che il lavoratore è maggiormente tutelato. Altro è la tutela della malattia e delle giornate di malattia da parte dell'INPS, altro è la tutela offerta dall'INAIL nel caso che l'infezione provochi anche, come stiamo vedendo in questo periodo, delle lesioni permanenti o addirittura la morte del lavoratore. Quindi sicuramente l'INAIL offre una tutela più vasta. Però è chiaro che il problema resta, e cioè risponde il datore di lavoro anche penalmente in questo caso? Qui potremmo anche dire che in qualche modo i reati che si possono ipotizzare sono quelli classici, cioè l'articolo 590 e quindi le lesioni colpose che aggravate per il fatto che avvengano sul luogo di lavoro, e l'articolo 438 del codice penale, che stabilisce che chiunque cagiona un'epidemia mediante diffusione di germi è punito con l'ergastolo, cosa che ovviamente fa inorridire e fa grande paura. Però su questo esiste una norma che è stata introdotta nel decreto, che è l'articolo 4 del decreto 19 del 2020, che stabilisce, va letto perché è importante, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento, eccetera, eccetera, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Questa norma sembrerebbe in qualche modo derubricare il fatto penale a una sanzione amministrativa nell'ipotesi di mancato rispetto delle misure di contenimento. Di per sé questa potrebbe essere tranquillizzante. Il punto però è che questa stessa disposizione ha un incipit, e cioè salvo che il fatto costituisca reato. E questo ovviamente rimette in discussione tutto, perché se non ci fosse quest'incipit si potrebbe dire, nell'ipotesi in cui si viene meno alle disposizioni, alle misure di contenimento che sono state stabilite dai protocolli, dalle normative, eccetera, eccetera, io sono soggetto soltanto come datore di lavoro alla sanzione amministrativa. Ma nel momento in cui mi si introduce come cappello, salvo che il fatto costituisca reato, allora a questo punto lascia dei margini di dubbio nella interpretazione se non ci sia anche effettivamente una responsabilità penale. Ringrazio l'avvocato Tarzi. Prima di passare a Giada, farei un paio di domande a Giovanni, tra quelle che sono uscite, dove credo lui possa rispondere. A un certo punto si pone il tema del dubbio, in qualche modo, se c'è la sicurezza che questo tipo di questi vaccini che oggi ci sono sicuri, e quindi se tutto il discorso che si può fare e che stiamo facendo in qualche modo si fonda su una, diciamo, su un dar per scontato che i vaccini anti-Covid siano sicuri e efficaci, o invece si fonda su qualcos'altro. Si parla esplicitamente del fatto se, per argomentare quello che Giovanni ha argomentato, sono stati studiati il foglio illustrativo dei vari documenti, dei vari vaccini, quello di Pfizer, che è quello che è in circolazione adesso, la documentazione che l'EMA ha portato per approvare, le note che l'AIFA poi, quindi in Italia, ha aggiunto.
Cosa dici, Giovanni, su questo tema, che sicuramente è un tema che fa discutere in questo periodo? Certo, è come dire, è il delicato equilibrio che c'è tra diritto e scienza, nel senso che in questo caso il diritto si trova ad interfacciarsi con la comunità scientifica che comunque su alcuni temi presenta anche delle, diciamo, delle divisioni. Se non sbaglio, la domanda è: ma prima di assumere che come fondamento del ragionamento che il vaccino sia una misura efficace per contrastare il contagio e quindi l'infezione, ci siamo preoccupati di capire se la stessa misura corrisponde rispetto ad altre che appunto ci sono nella realtà attuale, corrisponde appunto a criteri di efficienza, quindi il vaccino è in qualche modo capace di contrastare con una certa sicurezza il virus, e quindi allo stesso tempo c'è una ragionevolezza nell'imporre questa misura. Io credo che innanzitutto credo che come dire, il fondamento non vada ricercato non tanto nel documento prodotto da chi si occupa di creare il vaccino, quanto piuttosto da istituzioni terze. In questo caso sono le istituzioni comunitarie e nazionali che hanno certificato come quel vaccino abbia una certa percentuale di copertura e quindi di efficacia di contrastare il virus. Io credo che questo possa essere un elemento per valutare il fondamento dell'efficacia di quella misura. Non a caso noi nel working paper che abbiamo scritto io e la dottoressa Benincasa abbiamo anche richiamato le note dell'AIFA. L'AIFA ha fatto un documento che è consultabile da parte di tutti i cittadini, dove appunto nell'ottica di una maggiore consapevolezza e quindi nell'ottica del cosiddetto consenso informato, i cittadini possono informarsi sui profili dell'efficacia, sui profili degli effetti indesiderati. Quindi diciamo che comunque vi è un'infrastruttura all'interno della quale poi è possibile dare fondamento all'adozione della misura. Certo, poi è chiaro che la scienza può sempre negare con future ricerche che abbiano fondamento scientifico e dimostrare quindi che quella misura non era assolutamente idonea a fornire la protezione dovuta. Però al momento sembrerebbe in linea generale che la comunità scientifica in maniera non mi sento di dire quasi condivisa, ma da più parti si sente appunto che il vaccino è appunto sicuramente un mezzo di contrasto molto più efficace rispetto a tutte le misure di precauzione che oggi sono state adottate all'interno dei protocolli. Grazie Giovanni. Un'altra domanda molto semplice, più terra a terra rispetto a questa. Una persona ci chiede, ma durante quell'ora di lavoro in cui che io salterò per essere vaccinato, sia che sia un obbligo, sia che invece io a un certo punto verrò chiamato dall'ATS per essere vaccinato, in quell'ora che magari accade durante l'ora di lavoro per una questione organizzativa, logistica, io sono pagato o non sono pagato? Devo prendere un permesso? Domanda semplice, però secondo me se la pongono in tanti. Sì, se la pongono in tanti, allora a me così di getto mi viene da rispondere che sicuramente la retribuzione non può essere sospesa perché sto adempiendo ad un obbligo di legge. Obbligo di legge, tra l'altro, che teoricamente mi viene imposto anche perché magari sono adibito ad una determinata lavorazione o perché appunto in generale mi viene imposta una determinata condotta da parte del legislatore. Ma io credo che su questo punto, secondo me, potranno anche intervenire le parti sociali. Per esempio, se non sbaglio, nell'esperienza contrattuale di qualche anno fa, alcuni contratti collettivi, per esempio, avevano introdotto delle ore di permesso per le persone che andavano a donare, per i lavoratori che andavano a donare il sangue. Quindi, ovviamente, con la conseguenza che la retribuzione non era sospesa, quindi quell'ora era comunque coperta. Quindi, sotto questo profilo, si potranno fare diverse manovre, accordi aziendali, introdurre modifiche di questo tipo, se non anche considerarlo comunque un obbligo di legge che non dà assolutamente autorizzazione al datore di lavoro a sospendere il trattamento retributivo. Grazie, perché mi dai un aggancio per passare alle domande che volevo fare a Giada, avendo tu toccato il tema del ruolo che le parti sociali hanno, possono avere, hanno avuto. E infatti noi anche
nelle cose che abbiamo scritto sul bollettino ADA, nel vostro working paper, avete dato un certo risalto, una certa importanza al ruolo che hanno avuto i protocolli che sono stati sottoscritti nei mesi scorsi dalle parti sociali, soprattutto con l'obiettivo della riduzione del contagio, di garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro. A Giada, come prima domanda, chiederei: ma che ruolo hanno quindi in tutto questo, tutto il discorso che abbiamo, questi protocolli? Possono o potranno, a seconda di magari un aggiornamento, aiutarci a fare chiarezza su tematiche che comunque noi abbiamo fatto le nostre interpretazioni, ma vedendo anche le domande che stanno arrivando, le considerazioni, restano comunque nell'ambito dell'opinione ad oggi? Certo, grazie Francesco intanto e buon pomeriggio a tutti. Allora, facendo diciamo una breve premessa, merita sottolineare che i protocolli di sicurezza, come è noto, hanno avuto un ruolo strategico sin dall'inizio della pandemia. Questo appunto sin dall'introduzione del primo protocollo condiviso dal governo e dalle parti sociali a livello nazionale del 14 marzo 2020, poi integrato successivamente il 24 aprile 2020. Il ruolo strategico, diciamo, è fondamentale di questi protocolli, perché poi sono molteplici, perché oltre alle linee guida introdotte dal protocollo condiviso dal governo e dalle parti sociali a livello nazionale, ricordiamo che ci sono molteplici protocolli predisposti sia a livello settoriale, territoriale che ovviamente aziendale. Quindi, diciamo, il ruolo strategico di questi protocolli deriva proprio dal fatto che sono state individuate delle misure di sicurezza, di protezione e delle misure organizzative che le aziende e dunque i datori di lavoro devono attuare secondo le peculiarità organizzative della propria attività produttiva per poter continuare in determinati casi o riprendere in altri casi l'attività lavorativa. Da questo punto di vista la fondamentale importanza di questi protocolli è stata poi ricordata anche nei mesi successivi, diciamo, alla loro introduzione con l'articolo 29 bis del decreto legge 23 del 2020, cioè il cosiddetto decreto liquidità, che sostanzialmente sancisce che il datore di lavoro adempie all'obbligazione di sicurezza prevista dall'articolo 2087 del codice civile, che, come ricordava prima anche l'avvocato Tarsi, appunto è una norma aperta, dinamica, quindi definita come norma di chiusura, se il datore di lavoro applica e attua, diciamo, efficacemente i protocolli di sicurezza, che ancora una volta ricordo che devono essere appunto predisposti sulla base delle peculiarità organizzative dell'attività lavorativa concretamente svolta, prendendo spunto e diciamo realizzandoli sulla base di quanto predisposto a livello nazionale, territoriale e settoriale, laddove appunto presenti i protocolli. Da questo punto di vista, dunque, e venendo al tema di oggi, dopo questa breve premessa sui protocolli e quindi sul ruolo che hanno avuto sino adesso, sicuramente è indubbia la potenzialità che risiede all'interno dei protocolli di sicurezza anche per quanto riguarda il vaccino. Questo soprattutto per quanto riguarda la gestione di quel complesso rapporto che, appunto, come abbiamo visto anche grazie ai relatori che mi hanno preceduto, esiste tra vaccino e rapporto di lavoro, quindi relazione di lavoro nei diversi contesti organizzativi e produttivi. E questo può essere fatto sicuramente stabilendo tramite i protocolli di sicurezza eventuali conseguenze giuridiche a fronte del rifiuto da parte del lavoratore a vaccinarsi, tenendo in considerazione alcune caratteristiche richiamate prima dal collega Giovanni Piglialarmi, come per esempio la tipologia di mansione piuttosto che la categoria di lavoratore, oppure ancora la classificazione del rischio a cui questi lavoratori vengono esposti, proprio perché, come detto anche inizialmente dal collega Giovanni Piglialarmi, il rischio da Covid, fatta eccezione per quegli ambienti di lavoro sanitari, è pacificamente riconosciuto come un rischio generico eventualmente aggravato e dunque di origine esogena all'organizzazione produttiva, fermo restando poi, questo dunque è pacifico a prescindere dall'obbligo o meno di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi. Da questo punto di vista ancora i protocolli potrebbero sicuramente disciplinare anche se in base
ancora una volta alle peculiarità organizzative dell'attività lavorativa, della realtà aziendale, la mancanza della copertura vaccinale possa o meno rendere anche parzialmente o temporaneamente, diciamo, la prestazione di lavoro inutilizzabile, sino appunto ad ipotizzare, come alcuni sostengono e come è stato ricordato anche poc'anzi, il licenziamento del lavoratore, oppure addirittura la mancata assunzione, ovviamente in una fase precedente all'instaurazione del rapporto di lavoro. Grazie Giada. Per approfondire questo tema, anche rispondendo a alcune delle sollecitazioni che ci arrivano dai nostri ascoltatori, ti chiedo, i protocolli attuali, esistono protocolli attuali che già parlano del tema, che avevano magari previsto qualcosa su questo? O è necessario aggiornarli? È necessario fare documenti a parte? O basta aggiornare il protocollo che c'è? Ma soprattutto, il protocollo potrebbe obbligare al vaccino? Allora, attualmente i protocolli di sicurezza, soprattutto parlando del livello nazionale, quindi la base che poi serve per predisporre, diciamo, i protocolli a diversi livelli, da ultimo quello aziendale, quindi nel protocollo nazionale del 24 aprile 2020 non vi è, diciamo, un espresso riferimento o comunque un riferimento al tema del vaccino, se non altro, diciamo, per una questione di carattere temporale. Questo perché, come ricordavo prima, questo protocollo condiviso dal governo e dalle parti sociali risale al 24 aprile 2020, quindi sostanzialmente in una fase storica in cui ancora di vaccino appunto non parlavamo, se non appunto come possibilità futura di da un punto di vista appunto di progresso medico-scientifico. Dunque, sostanzialmente, proprio per questo un aggiornamento dei protocolli partendo dal livello nazionale è sicuramente auspicabile. E come dicevo prima, questo il livello nazionale poi serve, come è servito in passato, servirà anche in futuro per aggiornare poi anche i livelli settoriali, territoriali e aziendali, e in tal senso appunto potrebbe assolutamente contribuire per governare i progressi medico-scientifici che ci sono in atto. E dunque, richiamando ancora una volta all'articolo 29 bis che ho citato prima e che sostanzialmente garantisce tramite l'applicazione dei protocolli il datore di lavoro, potrebbe un aggiornamento dei protocolli evitare il superamento di questa norma, proprio in forza di quell'esperienza e di quella tecnica richiesta dall'articolo 2087 del Codice Civile, che impone al datore di lavoro comunque di tenersi aggiornato sui sistemi di sicurezza messi a disposizione anche dal progresso scientifico. Dunque, da questo punto di vista, poi venendo al tema se i protocolli possono sostanzialmente soltanto gestire eventualmente conseguenze oppure il complesso rapporto che c'è tra vaccino e relazione di lavoro, oppure possono anche introdurre l'obbligo di vaccinazione, sicuramente è bene sottolineare che, come è già stato ricordato, l'articolo 32 della Costituzione, che appunto impone che prevede una riserva di legge, proprio perché, lo ricordo ancora una volta, disciplina che nessuno può essere sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio se non in forza di legge. Dunque, fermo restando ovviamente la riserva di legge, non è escluso che grazie a quella tecnica di rinvio che la legge effettua verso l'autonomia, la fonte collettiva, quindi autonoma in questo caso, possa introdursi un obbligo in tal senso già all'interno dei protocolli di sicurezza, che dunque, aggiornando il protocollo di sicurezza a livello nazionale, già richiamato all'interno dell'articolo 29 bis, questo possa contribuire, diciamo, alla copertura di un obbligo di legge in tal senso, quindi di vaccinazione. Grazie, e ricordo... giusto per concludere, ricordo che ovviamente l'articolo 29 bis contenuto all'interno del decreto legge 23/2020 è poi stato convertito con legge ordinaria. Certo.
Ti faccio un'ultimissima domanda, siamo già un po' oltre i tempi che ci avevamo dati, ma vedo che c'è ancora tanta gente connessa. In tutto ciò, che ruolo ha il medico competente? Competente ha sicuramente un ruolo fondamentale, lo abbiamo visto anche nei mesi passati proprio con la specifica introdotta all'interno dei protocolli, ancora una volta all'articolo 12, in cui il medico competente è stato individuato come una sorta di consulente globale del datore di lavoro che appunto deve non solo diciamo presidiare l'ambito ordinario, quindi di visite mediche preventive, periodiche oppure al rientro della malattia, diciamo, del lavoratore, ma all'interno del protocollo di sicurezza è stato proprio individuato come anche, diciamo, collaboratore del datore di lavoro per individuare oppure effettuare l'informazione e la formazione dei lavoratori piuttosto che predisporre e individuare delle misure di sicurezza di protezione idonee secondo caratteristiche oggettive legate alle attività lavorative o soggettive legate ai singoli lavoratori, come per esempio nel caso dei cosiddetti lavoratori fragili. Da questo punto di vista il medico competente ha avuto un ruolo fondamentale e lo ha tuttora anche nel merito, diciamo, della questione posta oggi, quindi sui vaccini, anche nella sua funzione di raccordo tra sistema pubblico, quindi sistema di salute pubblica, e sistema di sicurezza aziendale, che è un raccordo, diciamo, sempre più necessario data la trasformazione del lavoro che abbiamo, diciamo, avuto negli ultimi anni e stiamo continuando ad avere, e che la pandemia ha semplicemente, diciamo, messo in risalto da questo punto di vista. In particolar modo sui vaccini il medico competente ha un ruolo molto fondamentale, perché è lui sostanzialmente che emette il giudizio eventualmente di idoneità parziale oppure di inidoneità temporanea o permanente per i lavoratori che rifiutano il vaccino, per ovviamente collegarmi a quanto detto sopra. Quindi sostanzialmente da questo punto di vista un ruolo centrale, anche se è bene ricordare che per intraprendere un percorso del genere è sicuramente necessario il rispetto di alcune condizioni, tra cui per esempio la valutazione di misure alternative di protezione e organizzazione sufficientemente, diciamo, efficaci, alternative dunque al vaccino, oppure sicuramente l'inserimento del rischio da Covid tanto all'interno del DVR da parte del datore di lavoro quanto all'interno dei protocolli sanitari da parte del medico competente. Infine, e chiudo brevemente, non può essere trascurata la funzione del medico competente anche da un altro punto di vista, dunque a prescindere dall'obbligo di vaccinazione, che e mi riferisco in particolar modo a una pratica diffusa nella medicina del lavoro, che è quella della vaccinazione come raccomandazione per poter svolgere, diciamo, il lavoro in sicurezza ed evitare o quantomeno ridurre fortemente il rischio di contagio e successivamente anche lo sviluppo della malattia, che in determinati casi, come per esempio per i lavoratori fragili, possono avere ovviamente delle conseguenze molto gravi. Grazie Giada. Direi che con quest'ultimo tema abbiamo aperto ancora di più la discussione, però adesso vi deluderò dicendo che chiudiamo qui, nel senso che non possiamo portare avanti tutte le tematiche che si aprono. Avremo sicuramente occasioni sia su Bollettino Adapt che in altre occasioni come queste di proseguire il nostro discorso. Ringrazio Giovanni Pigliarami, Giada Benincasa, l'avvocato Antonio Tarzia. Ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato. Il video, come sapete, come sempre, rimarrà sul YouTube, quindi potete vederlo anche dopo. Potete anche diffonderlo a chi pensate possa essere interessato. Grazie ancora a tutti, buon pomeriggio e buona serata. Buon pomeriggio.